Ciao ragazzi, oggi sono qui per mostrarvi un drone di fascia economica che va a essere un'alternativa al Cimex 5C. Voi direte perché vi propongo un'alternativa anche se il Cima è già un ottimo drone? Perché questo, con lo stesso prezzo, almeno su Gearbest, costa 49 dollari, su altri siti l'ho trovato anche a 80-90. È un'alternativa davvero valida che ha delle funzioni in più rispetto al Cimex 5C, funzioni che non sono praticamente inutili e stupide, anzi sono funzioni davvero interessantissime. Pioneer Ruffo, il suo nome in codice è JD, altri lo chiamano JXD, non so se ci siano differenze, 509, però so che c'è una differenza, c'è nella versione V e G, c'è nella versione G è già incluso il monitor per l'FPV, mentre la versione V, questa qua quindi a 49 dollari, possiamo utilizzare il nostro smartphone come monitor, basta utilizzare il wifi. Però c'è la predisposizione, quindi potete installarlo in un secondo momento. Allora, questo è lo scatolo, vediamo un po' cosa esce da dentro. Abbiamo quindi il drone che poi andremo a vedere, il radiocomando, le istruzioni che sono solo in inglese e in cinese non si capisce praticamente una mazza. Questo magari sarà utile per settare alcune cose del vostro drone. E poi abbiamo anche un piccolo foglio per quanto riguarda l'applicazione che trovate su Play Store oppure anche sul come si chiama anche su iOS. Trovate questa applicazione, si chiama Exploration UFO e vi permetterà quindi di usare il vostro smartphone come visore real time. Allora, questo è il drone, è molto bello, è un po' più compatto e piccolo rispetto al Cimex 5C, molto curato nei dettagli. Ho notato che la plastica, oltre ad essere molto resistente, è anche flessibile, vedete? Quindi questo permette davvero una resistenza incredibile perché è in grado, questo tipo di plastica è in grado di assorbire bene gli urti. Ho provato a farlo cadere appositamente ed è ancora sano. E prima cosa che ho fatto è installato i paraeliche, che consiglio di metterli soprattutto per i meno esperti e soprattutto per non avere storie, perché diciamo, guidare un drone in uno spazio dove ci sono altre persone è pericoloso, figuriamoci senza paraeliche. Per questo poi vi consiglio di andarvi a vedere un po' le regole di ENAC perché vengono aggiornate continuamente. Questa quindi è la parte anteriore del drone, troviamo poi i quattro LED di posizionamento, blu e grigi. Avanti troviamo la telecamera che ci permetterà di scattare foto e registrare video e di anche eseguire FPV, quindi di fare il real time, e abbiamo la possibilità manualmente di girarla. Non possiamo farlo in volo, quindi la impostiamo così o così. Allora, questa quindi è la parte anteriore, vediamo la parte superiore del drone. Poi vediamo la parte posteriore. La parte posteriore troviamo il carrellino dove andremo a inserire e rimuovere la batteria. Carrellino che non è molto comodo, però poi ci si fa l'abitudine. Batteria, quella inclusa da 600 mAh che permette solo 10 minuti di volo, è praticamente uguale a quella del Cimex 5C, cambia solo il connettore. E se volete comunque soprattutto divertirvi perché con una batteria non fate praticamente nulla, vi conviene di acquistare il kit, magari se lo trovo ve lo linko, il kit da 6 batterie a 800 mAh che vi permettono di superare diciamo 10 minuti di volo. Non so se Gearbest oltre al drone ha le batterie, però io vi lascio il link nella descrizione, voi magari vi fate un giro e vedete se sono presenti anche di solito le batterie con il caricatore che le carica tutte quante insieme. Quindi avete 5-6 batterie, riuscite a fare 40-50 minuti di volo e a divertirvi. Perché avere una sola batteria e andare da qualche parte è davvero frustrante. Il tempo di accenderlo, capire un po' come funziona e dovete ricaricarlo. Questo
questa è la parte inferiore, troviamo quindi anche l'antenna di ricezione, troviamo la possibilità di utilizzare il di installare quindi aggiuntivamente un modulo FPV, un monitor FPV, poi abbiamo quindi nello sportello possiamo sempre inserire la micro SD, il carrellino del drone che vedete qui. Come ho detto, l'intera struttura è molto resistente agli urti. Mi ero dimenticato di dirvi che nella confezione troviamo anche quattro eliche, cacciaviti per la manutenzione e i paraelica che non sono montati, dovete montarli voi. Questo è il radiocomando, molto simile al Simex 5C, sempre 4 pile non incluse. Questo è il supportino estensibile per quindi collegare qualsiasi smartphone. Poi qui abbiamo i comandi per gestire il motore, quindi salire, scendere, girarlo, lo spostamento su 6 assi. Poi abbiamo la possibilità di configurarlo, quindi di calibrarlo. E poi abbiamo i comandi qui, manca il monitor, ma penso che sia stato fatto apposta perché comunque abbiamo un'applicazione che possiamo sempre modificare e migliorare, almeno loro possono modificare e migliorare. Questi sono tutti i comandi, vediamoli un po'. Allora, questa è una funzione interessante che nel SIMA non troviamo e nei droni di fascia economica non troviamo, il tasto di ritorno, cioè questo una volta configurato ci permette in casi di emergenza, soprattutto all'inizio capitano sempre casi di emergenza, di far tornare il drone, diciamo, dove siamo noi, dove è il radiocomando, senza rischiare di perderlo, perché ad esempio molti hanno perso il SIMA perché quando lo portano lontano non riescono più a capire dov'è la parte anteriore e la parte posteriore, e quindi invece magari di avvicinarlo lo allontanano ancora peggio. Mentre qui, quando andate in panico, vi basterà cliccare il tasto di ritorno e il vostro drone sarà sano e salvo. Poi dopo vediamo un po' come configurarlo. Questo è un tasto fondamentale, permette di attivare e disattivare le luci di posizione del drone, quindi questo influisce anche sull'autonomia, che l'autonomia, come ho detto, è scarsa. Come su 600 mAh la batteria di base è scarsa e si arriva a 10 minuti circa. Poi abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, proprio come i droni professionali. E qui abbiamo invece l'headless mode, altra funzione interessante che permette ai principianti di sempre in situazioni di emergenza oppure inizialmente di non confondersi, perché appunto quando il drone si gira gli assi si invertono e molti potrebbero avere difficoltà magari a gestirlo. In questo modo invece automaticamente, non so come funziona questa cosa, però automaticamente so che il drone risponderà in base, diciamo, in base al radiocomando, quindi anche se si trova nella posizione contraria voi riuscirete sempre a portarlo a casa intuitivamente. Poi abbiamo la possibilità di scattare foto e video. Questo invece è il comando per l'accensione del radiocomando stesso. Allora, una cosa che ho dimenticato di dirvi rispetto al SIMA è che è molto più stabile perché abbiamo un sensore di pressione, un barometro, e infatti il drone, quando noi lasciamo il potenziometro, rimarrà a quella quota. Questa è una cosa abbastanza interessante che non hanno tutti i droni, soprattutto il Simex 5C, dove appena lasciamo il comando cadrà. Invece con questo abbiamo più facile gestione perché è come se salisse a scatti il drone. Cioè saliamo, il drone rimane costante a quell'altezza, se scendiamo si abbassa sempre e rimane costante. Questa è una cosa molto utile per le riprese e soprattutto per una facile gestione. E questa, vi ricordo che questa funzione non la troviamo su droni di fascia economica. Molto interessante anche il fatto di FPV a 5,8 GHz, che ha una bassa latenza, quindi riuscite a vederlo quasi in tempo reale. E questa è anche una cosa importante perché la latenza, oltre ad essere fastidiosa, è rischiosa, perché ovviamente voi in video avete un ritardo. Prima di iniziare vediamo velocemente la prima accensione, così vi mostro anche come si fa. Apro anche l'applicazione. Okay.
scendiamo il drone sotto, vedete le luci che stanno lampeggiando in attesa di accoppiamento dei dispositivi. Accendo. Per un momento lampeggerà e poi le luci si fermeranno. Come ho detto, possiamo spegnerle e accenderle. Poi con il cellulare ci colleghiamo al wifi. Wifi UFO, connetti, collegato. Quindi in questo caso clicco su start ed avrò la visione in real time. Quindi abbiamo la possibilità di scattare foto, registrare. Qui possiamo attivare i controlli, emergency stop. La fermata di emergenza si può fare in questo modo, così. Quindi non vi consiglio di utilizzare l'app per comandarlo, perché risulterebbe un po' complicato, soprattutto all'inizio. Qui abbiamo possibilità di invertire i comandi, quindi di non avere il potenziometro del motore di qua, ma averlo di qua e qui per gestire la direzione. Quindi questa è una cosa utile per i mancini. Poi abbiamo la possibilità di impostare il tasto di ritorno. Qui possiamo regolare la velocità e qui possiamo eseguire i flip, quindi flip frontale, flip posteriore tenendo premuto, cioè premendo insieme, flip a destra e flip a sinistra. Quindi il drone eseguirà un 360, poi dopo ve lo mostriamo. Ok, quindi la prima cosa da fare è accenderlo. In questo modo poi premendo lo si farà partire. Qui posso, vediamo un po' se si spegne, emergency stop. Ok, emergency stop è molto utile se il vostro drone magari è andato contro un muro, sta continuando a girare, quindi voi in questo modo così lo andate subito a fermare. Ok, andiamo a fare una prova in volo, vi mostrerò la mia e poi pure quella di altre persone che ho trovato su YouTube. Ok, perfetto, facciamolo partire. In alto a sinistra vi mostro anche un piccolo video che non c'entra nulla con questo, per mostrarvi la qualità della videocamera. Qualità che è abbastanza pessima, peggio del Simex 5C. Spero ci sia qualche modifica che si possa fare, magari cambiando camera, perché non mi è piaciuta assolutamente. Sto provando il drone alla massima velocità, quindi a 3, e è molto molto reattivo. Quello che non funziona bene a questa velocità è il sensore di pressione, ma ho notato che solo alla velocità 1 riesce a rimanere stabile, quindi a una determinata altezza. Devo essere sincero, non sono riuscito nemmeno a far funzionare il ritorno a casa, il tasto di ritorno a casa. Non ho capito come si setta, perché continua a suonare, e neanche l'headless mode. Invece in molti video ho visto che lo fanno funzionare senza problemi. Vi mostro infine un video che penso sia stato fatto proprio dai produttori, che fa vedere un po' come funziona il headless mode e il ritorno a casa. Io per ora vi lascio qui, nella descrizione vi lascio il link, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un video per supportare il canale e un commento anche con una vostra opinione. Un saluto a tutti e alla prossima!